Ospite speciale all'Unione Operaia di Colonnata. Sabato 24 gennaio Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha visitato la Casa del Popolo di Piazza Rapisaria di Sei. Accolto dal presidente Francesco Mariani, fotografi, giornalisti e da buona parte di frequentatori della struttura sestese, il cardinale si è prima fermato al bar del Quartuccio per salutare i dipendenti e prendere un caffè. La ringrazio di essere qui intanto perché è un momento talmente forte anche per me stesso che si tocca con mano la storia, quindi si tocca anche la Chiesa. I volontari noi li stiamo accogliendo, qui con noi c'è un esempio disoccupato anche, quindi è Claudio, Claudio e anche Dilio non è potuto essere qui con noi, però con loro si sta andando avanti sul territorio per fare il muratore, per fare il vetraio, per fare quei piccoli lavori che ci costerebbero. Ci diamo a mano per i fotografi. Per i fotografi. Beh, ora tanto ci vediamo su. Successivamente l'arcivescovo è salito alla Galleria della Soffitta, sede fino allo scorso 18 gennaio della mostra d'arte Incubi nordici e miti mediterranei, Max Klinger e l'incisione simbolista mitteleuropea. Bella, è un bell'ambiente che abbiamo ristrutturato a norma perché tanti anni fa c'erano i tabelloni tutti in legno, abbiamo ricostruito tutto il solaio. Bravo, traccia. Io gli ho preparato un tanto, guardi, intanto la medaglia di circolo che mi sembrava doveroso dargliela perché è un segno di riconoscimento della visita. Grazie molto, sono molto lieto. E questo poi gli ho preparato a livello personale come testimonianza di artigianato del territorio, una cosa spero gli faccia piacere, ora non lo so, un po' particolare, però dal momento che a Sesto Fiorentino esiste anche le vetrate e questa grande azienda ha contribuito alla sua visita. Bello, molto bello, bello. È un segno di riconoscimento, è una cosa simbolica. Molto bello, no? Molto bello, grazie. Spero, ragazzi. Dobbiamo dare ai nostri figli e ai nostri nipoti il primo messaggio. E questo dobbiamo continuare a darglielo tutti i giorni. Soprattutto insegnare la bellezza significa fare dei buoni cittadini, perché le persone che amano le cose belle diventano difficilmente dei nemici della società. E che chi non ama il bello, che poi diventa brutto nel cuore e diventa pericoloso per gli altri. Invece quindi è importante, l'educazione alla bellezza secondo me è una cosa fondamentale proprio nel nostro tempo proprio. Prima di andarsene, Betori, che presto potrebbe avere un incarico di rilievo in Vaticano a fianco di Papa Bergoglio, ha firmato il libro degli ospiti.